Allora, diamo inizio alla seconda parte della mattinata, dedicata alla letteratura e all'arte, e anche se anche stamattina nella relazione di Angelica Rosati abbiamo già affrontato in parte questo tipo di problemi. Il mio intervento in realtà non è una relazione, sono semplicemente alcune considerazioni dettate da eventi che si sono verificati in tempi recenti, cioè la comparsa di alcuni codici rossiani sul mercato antiquariale. Nel 98 l'antiquario Tenscher vendette, purtroppo la notizia di questo manoscritto arrivò soltanto dopo la vendita, un codice per noi importantissimo, perché è l'unico codice di cui parlava anche il Pezzana. Angelo Pezzana infatti aveva raccontato che molte notizie sulla famiglia Rossi erano state desunte dal cosiddetto messale di Casa Rossi, nel quale erano segnate le date di nascita e di morte dei membri della famiglia a partire da Pier Maria. Il rinvenimento, e non sappiamo esattamente che cosa sia successo a questo codice da quando lo vide il Pezzana al momento in cui nel 1935 comparve per la prima volta in un'asta a Parigi, per scomparire successivamente ancora fino al 1998, quando finì tra i fondi dell'antiquario Tenscher, che lo vendette a un antiquario americano, Bruce Ferrini, il quale lo ha venduto a sua volta a un collezionista che non vuole essere identificato. Un collezionista so soltanto che è nordamericano. Per cui sventuratamente questo messale è di nuovo scomparso alla nostra consultazione, e abbiamo le notizie riportate nella fiche che venne redatta in occasione del catalogo di Tenscher, che ci dice che il messale era usato ovviamente come liber memoriale, con la notazione delle date di morte fino dei membri della famiglia fino all'età di Pier Maria, che invece Pier Maria cominciò a segnare le date di nascita dei propri figli, e da quel momento vennero segnate sia le date di nascita che i matrimoni più importanti della famiglia. Per cui la consultazione di questo manoscritto sarebbe veramente indispensabile, e sto continuando comunque a cercare di contattare l'attuale proprietario per avere la possibilità di consultarlo. Però in questi mesi un altro manoscritto della famiglia Rossi è comparso sul mercato antiquariale ed è ancora disponibile. Infatti, quando a marzo ci fu l'ultima edizione della mostra antiquariale di Maastricht, che è forse una delle più importanti che si svolgono in Europa, l'antiquario Tenscher ancora segnalò la presenza di un manoscritto rossiano. Lo andai a vedere e l'antiquario mi disse in quell'occasione che lui aveva già da mesi contattato la Biblioteca Palatina per vedere se era interessato all'acquisto. La consultazione diretta di questo manoscritto mi permise di stabilire che probabilmente era un manoscritto, un breviario di proprietà proprio di Gian Girolamo Rossi, visto che la datazione presumibile è attorno al 1530, ha tre belle pagine miniate. È molto elegante sia come grafia che come impatto visuale, e soprattutto questo manoscritto ha una bellissima legatura originale in cuoio con impresso lo stemma rossiano, a riprova definitiva che esisteva una biblioteca rossiana, che i codici venivano non solo fatti realizzare ma addirittura fatti legare con lo stemma di famiglia. Naturalmente questo manoscritto si trova ancora sul mercato antiquariale. La Palatina mi ha comunicato recentemente che non è in grado di acquistarlo perché non ha i fondi, e quindi il mio intervento è volto a sollecitare, così come avviene all'estero, la formazione di un
comitato, di un gruppo di persone che si sensibilizzino a questo problema e che cerchino di trovare i fondi per acquistare questo manoscritto. Se lo Stato non è in grado di farlo, si può ricorrere al finanziamento di enti privati. Già in passato, mi rivolgo qui al professor Mingardi perché è l'interlocutore all'interno della Cassa di Risparmio, sempre molto sensibile per la sua cultura privata, questo problema dei manoscritti. Già in passato siamo riusciti a tenere a Parma il bellissimo messale e breviario veramente del monastero di San Giovanni Evangelista, che è stato acquistato dalla fondazione della Cassa di Risparmio, perché anche in quell'occasione né la soprintendenza né la Biblioteca Palatina avevano purtroppo i fondi per intervenire, e anche in questa occasione io spero che la Cassa ci possa dare una mano per fare venire a Parma questa documentazione, questo frammento così importante della nostra storia passata, per raccogliere quelle biblioteche parmigiane che purtroppo sono andate disperse, perché voi sapete che la grande biblioteca dei Farnese è stata portata via da Parma, per cui noi abbiamo in Palatina dei bellissimi manoscritti che nella maggior parte dei casi sono manoscritti allogeni, acquistati dal Paciaudi in giro per l'Europa, in Francia prevalentemente. Questo ha portato a Parma delle opere straordinarie come il manoscritto di Cluny, come i bellissimi libri d'ore che ancora oggi abbiamo, oppure fondi acquistati da Maria Luigia come l'importantissimo fondo di manoscritti ebraici miniati, che è uno dei vanti della Biblioteca Palatina. Ma sventuratamente abbiamo pochissimi manoscritti prodotti a Parma, che sono invece perlomeno quelli che sono stati identificati nel tempo, conservati in prestigiose biblioteche, per esempio i manoscritti di Ugolino Rossi che è conservato alla British Library, o i famosi libri d'ore di Bertrando Rossi che sono conservati alla Bibliothèque Nationale a Parigi. Per cui proporrei e vorrei sensibilizzare a due problemi. Da una parte, appunto, riunirci per cercare di trovare i fondi per acquistare questi manoscritti che compaiono sul mercato antiquariale. Come seconda proposta vorrei lanciare l'idea della costituzione di una biblioteca virtuale rossiana, attraverso la digitalizzazione dei manoscritti individuati nelle varie collezioni, in modo tale che, se non riusciamo ad avere fisicamente le opere, abbiamo almeno la documentazione di questa grande cultura. Il professor Greci esordiva stamattina ricordando le parole di Salimbene che descrivono la grande cultura dei membri della famiglia Rossi a partire dal XIII secolo. La biblioteca virtuale avrebbe anche la funzione di tenere viva e operante la memoria di questa straordinaria cultura, l'attenzione data al libro di lusso, quindi al libro miniato, l'impatto e il ruolo che il collezionismo e l'allestimento di manoscritti di lusso ebbe. Vi ricordo che Bertrando Rossi, durante la sua ambascerie a Parigi, non solo acquistò uno dei libri d'ore che poi fece miniare a Milano, ma acquistò anche delle opere classiche che oggi sono conservate a Amsterdam. Quindi una politica familiare continua nel tempo, che noi potremmo almeno documentare attraverso una biblioteca virtuale. Quindi sono gli argomenti che vorrei proporre e sui quali eventualmente apriremo il dibattito oggi pomeriggio durante la tavola rotonda.